Siamo nella Vescovado, nel cuore quindi della diocesi, e per il secondo anno è stata organizzata le 24 ore della carità, promossa dalla Consulta delle realtà caritative insieme a Pastorale Giovanile. Quindi c'è questo, diciamo, intreccio di soggetti promotori. L'iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole medie e inferiori e superiori. Il desiderio è quello di far incontrare i ragazzi con, diciamo, lo spaccato che tutte le nostre realtà, diciamo, possono offrire sul territorio, quindi criticità, povertà, situazioni di vulnerabilità, ma nel contempo anche offrire le tante opportunità di servizio e di impegno che proprio attraverso le nostre realtà, le associazioni, eccetera, gli studenti possono, diciamo, incontrare e anche diventarne parte. Quindi, come scherzosamente abbiamo detto ai gruppi di ragazzi che già nel giorno di venerdì si sono presentati, è stata un po' presentata questa iniziativa come una sorta di antipasto, di aperitivo, per far venire voglia alle persone di andare a pranzo, cioè di mettersi a servire concretamente, nelle nostre realtà. Rilanciamo l'invito anche da qui proprio per chiedere ai giovani in particolare, ma anche agli adulti, di venire a conoscerci, ad incontrarci e a mettersi il grembiule del servizio. Caritas Diocesana diciamo, ha fatto un po' da segreteria, diciamo, di questa iniziativa, ma è presente anche con un proprio stand dove, diciamo, attraverso alcune slide e, diciamo, alcune immagini che riassumono un po' i nostri servizi, ci facciamo conoscere. In particolare mi fa piacere anche, diciamo, far vedere un po' l'iniziativa che proprio adesso lanciamo, che è Young Caritas, che abbiamo presentato anche con questo biglietto da visita molto semplice, speriamo anche attrattivo per i giovani, dove anche attraverso le immagini presentiamo le concrete opportunità di servizio che offriamo per i giovani. Quindi un invito anche a diffondere questa iniziativa nei gruppi parrocchiali, nei gruppi di amicizia, nei gruppi per gli studenti universitari anche che abitano fuori sede. Un modo attraverso il servizio, dicevamo, di inciampare nelle situazioni più scomode per riflettere anche su se stessi, sul proprio stile di vita e anche forse farsi domande sul proprio futuro. Mi chiamo Alessandro della comunità di Sant'Egidio di Parma. Cos'è la comunità di Sant'Egidio? Sant'Egidio è preghiera, poveri e pace. E la preghiera la facciamo nella chiesa di Santa Caterina e questo è il fondamento della nostra, la spiritualità, il fondamento del servizio di carità. Per noi la carità è un elemento distintivo del nostro essere cristiani. Cosa facciamo a Parma? A Parma abbiamo alcune realtà. La prima che vi cito è quella che viene da più lontano, cioè le scuole della pace per i bambini. Poi c'è l'attività di animazione e di preghiera con gli anziani, soprattutto in istituto. E infine abbiamo la realtà della stazione. Tutti i lunedì noi andiamo in stazione a portare cibo, bevande calde, coperte e soprattutto è un'occasione per parlare con le persone che per mille difficoltà hanno smesso di avere una casa e un lavoro. È importante ribadire che tutti i nostri servizi al prossimo sono gratuiti, perché il nostro obiettivo evidentemente è quello di far vivere il Vangelo, per cui c'è più gioia nel dare che nel ricevere. La nostra preghiera, la nostra sede è nella chiesa di Santa Caterina, in Borgo Santa Caterina, oltre Torrente, dietro il liceo classico Romagnosi. Rappresentiamo qui la comunità Betania, dove io sono un utente della comunità, dove ho trascorso 2 anni, all'incirca 2 anni e mezzo. Siamo qui a rappresentare oggi la comunità Betania. È una bella occasione per i giovani per far capire loro il grande problema della droga, dove io di prima persona ci sono passato, ma adesso fortunatamente, grazie all'opportunità di Betania, sono riuscito ad uscirne fuori e adesso sono qui a rappresentare proprio la comunità per questo contesto. Si rinnova anche quest'anno questo appuntamento
degli stand della 24 ore della carità, che è un appuntamento in cui ci restituisce la possibilità di leggere intorno alle nostre situazioni, di cogliere l'appartenenza ad una storia di famiglie, di persone, di fratelli, di poveri, che ci riguarda direttamente, perché in fondo sono una presenza particolare del Signore alle quali noi dobbiamo prestare attenzione, e in questo rapporto cogliamo anche il senso della nostra fraternità e del nostro essere anche parte di quella città dove insieme si deve crescere e si deve camminare. Allora, sono Cinzia, sono membro dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme a mio marito viviamo nella parrocchia di San Tommaso con Don Umberto Cocconi, e a Parma c'è un'altra realtà della Papa Giovanni, che è Avico Po, un'altra famiglia accogliente. E la Papa Giovanni è presente in 42 paesi nel mondo e fa accoglienza e aiuta gli ultimi degli ultimi. E io sono membro di comunità da 5 anni e la nostra vocazione era quella di voler stare al centro della comunità parrocchiale, perché la parrocchia avesse una vita e fosse davvero una realtà accogliente. Siamo qua per far conoscere la nostra realtà sul territorio di Parma, quello che facciamo sia per i bambini che per i ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza, di carcere o perché sono stati abbandonati. Allora, siamo qui per presentare brevemente l'Istituto Buon Pastore. L'Istituto Buon Pastore è una casa di accoglienza fondata da Anna Maria Adorni nel lontano 1857. Lui ha iniziato con la visita nelle carceri di Parma, poi dopo ha cominciato a accogliere ragazzi in difficoltà, ragazze che si trovavano sulla strada, fino a che tutte le persone accolte non stavano nella casa affittata in via 22 luglio, ma ha dovuto spostarsi, ha preso in affitto, cioè è andata a abitare in San Cristoforo. Poi, per dare continuità all'opera, a quest'opera di accoglienza, ha fondato la Congregazione Religiosa delle Ancelle dell'Immacolata, che tuttora portano avanti la sua opera, quest'opera di accoglienza delle ragazze in difficoltà. Attualmente siamo in via Sidoli e continuiamo questa attività di accoglienza delle ragazze in difficoltà. Continuiamo l'andata nelle carceri di Parma e cerchiamo di vivere nella spiritualità di Madre Adorni, quello che ha trasmesso a noi sue figlie. Noi abbiamo dedicato tutta la nostra vita per queste ragazze, per formarle e per dare un futuro, un senso della loro vita. Il Centro d'Aiuto alla Vita è una realtà da 40 anni sulla città di Parma che si occupa di accoglienza mamma-bambino. Quando abbiamo incominciato 40 anni fa, sicuramente la realtà era diversa, erano donne italiane. Adesso nel tempo, con la venuta anche di tanti migranti, è cambiato il tipo d'utenza. Attualmente gestiamo 3 comunità mamma-bambino, ognuna delle quali ospita 7 donne e poco più di una decina di bambini, e 9 appartamenti sulla città. Oltre che diamo ascolto, accoglienza a più di un migliaio di donne che vivono e ci vengono a chiedere aiuto perché vivono dei momenti di difficoltà. Il Centro di Aiuto alla Vita in questi ultimi anni, grazie anche a abbiamo 2 sedi, grazie a una di queste sedi riusciamo a seguire le nostre donne cercando di dare autonomia. Oggi qui abbiamo fatto questo banchetto proprio per spiegare attraverso gli oggetti quello che il centro fa quotidianamente, quindi diamo cibo, diamo vestiti, diamo attrezzature per l'infanzia, cerchiamo di aiutarle sull'autonomia grazie alla nostra scuola di italiano gestita da un'insegnante certificata, grazie a un corso di cucito e grazie anche all'attenzione verso l'infanzia, perché se queste donne possono riuscire a lavorare anche grazie al fatto che abbiamo un luogo sicuro dove delle persone competenti li aiutano a giocare e i bambini e a crescere in maniera sana ed equilibrata.
sono tante le cose che riusciamo a fare. Un'altra di queste, sicuramente fra le più importanti, è quella di creare rete con le altre associazioni, perché insieme riusciamo ad andare molto più lontano e a fare molte più cose sul nostro territorio. Di Mano in Mano è un'associazione di volontariato nata una decina di anni fa e opera in diversi settori. Riuso, riutilizzo, è il settore che riguarda il lavoro, raccogliamo materiali, vestiti, tutto ciò che è riutilizzabile e li mettiamo a disposizione di persone che ne fanno richiesta e che, avendo poco potere di acquisto, si rivolgono a noi per ammobiliare la casa, eccetera. Per cui riuso, riutilizzo, non in vista del riutilizzare solamente cose, ma per dare la possibilità a tante persone di rimettere a posto i propri ambienti, le proprie case e da lì trovare un po' di stabilità, un po' di sicurezza. E Di Mano in Mano, oltre a questo, fa progetti di sviluppo, soprattutto in Africa, in Benin. Siamo impegnati lì da una decina d'anni. Abbiamo costruito una scuola professionale, abbiamo costruito un dispensario medico, una maternità, e seguiamo diversi altri progetti che sono un lebrosario, un centro per non vedenti, eccetera. E da alcuni anni abbiamo offerto gli spazi della canonica di Roncopascolo, che è sede dell'associazione, concessa in comodato d'uso dalla diocesi di Parma, a un progetto di accoglienza per ragazze che provengono da diversi paesi, soprattutto africani. Ce ne sono qua due con noi, Lisette, sì, e Rita. Volete salutare? Ciao a tutti. Ora, io mi chiamo Yvonne e sono una volontaria della mensa di Padrilino, assieme alla mia amica Iris. Volontaria? Sì, sì. Volontaria da 18 anni. Io da 10. E lei da 10. È un servizio che facciamo molto volentieri, molto, perché queste persone ci danno, basta uno sguardo, un grazie che noi siamo pagati. Poi abbiamo un direttore molto bravo, padre Andrea, che dirige la mensa molto bene e vuol molto bene ai poveri. Provvede a far tutto, se hanno bisogno lui è sempre lì, le vuol conoscere tutti. Questo fa piacere anche a noi, molto, molto, molto. La San Vincenzo a Parma è nata nel 1854. E presso la cattedrale dell'Assunta e ha vissuto tutti i periodi del Ducato, della Prima Repubblica, del fascismo e degli ultimi anni ed è sempre stata fedele ai principi dell'aiuto ai più poveri. Attualmente sono 8 le conferenze a Parma, si chiamano conferenze gruppi dei soci per aiutare. E una caratteristica è quella della visita domiciliare, cioè non è che vengano distribuiti i pacchi, ma i confratelli vanno nelle case e diventano amici delle persone che hanno bisogno. Naturalmente con l'età i confratelli sono cresciuti anche in anzianità, però abbiamo anche confratelli giovani e anche aspiranti. Lui che si chiami? Giacomo. Giacomo è figlio di Luca, che tu sei della San Vincenzo, conferenza di San Vincenzo dell'Annunciata, della parrocchia dell'Annunciata. E tu, Luca, sai cosa fa il tuo papà con la San Vincenzo? Dai cibo ai poveri e li mette in un magazzino. Dillo più forte che non sento. Aiuta un signore che mettono del cibo in un magazzino e poi lo danno ai poveri. Ah, aiuta per il cibo, bene. Faccio parte della conferenza di Padrilino da qualche anno e abbiamo partecipato a diverse iniziative, fra cui la realizzazione del mercatino della carità, che per diversi anni si è tenuto nella chiesa antistante La Steccata, e partecipo così anche alla distribuzione di pacchi dono ad alcune famiglie vicino alla nostra parrocchia, che è la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù,
e poi dopo ci troviamo quasi tutte le settimane a fare le nostre adunanze in cui si svolgono, si parla dei vari casi che vengono affrontati dalla nostra conferenza, e poi si fa la famosa colletta in cui ognuno di proprio portafoglio contribuisce diciamo al finanziamento delle nostre iniziative, e per cui occorre diciamo una certa come bilancio per poter realizzare ed aiutare le famiglie che non chiedono soltanto aiuti alimentari, ma spesso vengono aiutate, non so, a pagare qualche bolletta che non riescono a pagare, oppure ad affrontare certe spese improvvise che non riescono, come dire, ad affrontare perché hanno dei bilanci incerti, per cui anche i nostri soldi che raccogliamo e che anche la gente ci offre servono per venire incontro a questi bisogni finanziari che insomma nei limiti del possibile si vuole insomma aiutare, ecco questo. E io faccio parte di questo gruppo di attività. Se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, basta così. Ecco, una cosa che dobbiamo dire è che domenica, domani, 18 novembre, è la giornata mondiale della povertà, che il Papa ha detto. Allora le conferenze si sono organizzate e qualcuna ha alimentato la borsa che porta nelle case con un formaggio parmigiano per... Le conferenze invece delle parrocchie della cattedrale di Santa Teresa e di Santissima Trinità raccolgono le offerte della Questia, le destineranno alle iniziative di carità delle parrocchie. Della cattedrale, c'è altre sì. Iniziative che vengono insomma, promosse dalle varie comunità. Oggi siamo qui al Vescovado di Parma per presentare l'Unitalsi, che è, come ben sapete, un'associazione nazionale, ma ci interessa soprattutto far conoscere ai giovani della città quali sono le attività che svolge nel nostro comune, che sono di particolare importanza, come il trasporto con i pulmini, è un trasporto che riguarda persone con un'invalidità o anche anziani con particolari richieste. E ovviamente capite che cosa vuol dire fare questo tipo di servizio, quindi garantire a persone appunto che hanno difficoltà a muoversi di poter andare a lavoro, di poter andare a scuola, di poter andare anche a fare sport, quindi cose per noi normalissime che però appunto per queste persone potrebbero diventare problematiche. È ovviamente un servizio tutto svolto dai volontari, quindi è particolarmente importante riuscire a coinvolgere le persone, anche perché è un servizio che negli ultimi anni ha quasi triplicato il numero degli utenti, quindi di certo la necessità di volontari si sente, e abbiamo un po' il rischio come associazione di essere un po' a livelli di età un po' avanzati, quindi il fatto di essere con le scuole dovremmo cercare di incrementare appunto i giovani nella nostra associazione. E poi ci sono altre realtà come il gruppo giovani che, come si vede dalle foto sullo sfondo, insomma è un gruppo che ricreativo, quindi che punta a offrire a giovani appunto con diverse problematiche delle uscite comunitarie a seconda appunto un po' in tutta Italia, ai parchi, in spiaggia, eccetera, quindi un momento per stare insieme e ovviamente far conoscere anche la nostra associazione come associazione nazionale, quindi cosa fa l'Unitalsi in Italia. Sono Maria Cantarelli, cofondatrice di Tre Case di Accoglienza. La prima che abbiamo aperto è la Casa San Giuseppe, strada Ugozzolo 61. La seconda è Santa Chiara, Borgo Padre Onorio 15. E la terza, Maria Immacolata, sempre San Giuseppe 59. Le tre case accolgono persone in grave difficoltà e in grave disagio, e nelle due case di Ugozzolo accogliamo uomini e giovani. Nella casa Santa Chiara accogliamo donne incinte e mamme con bambini. Il nostro compito è aiutarle, aiutare i nostri ospiti e
soprattutto anche le mamme, a ritrovare se stesse. Insieme a loro facciamo un progetto di vita e poi le accompagniamo in un percorso di recupero in modo che possano ritrovare la propria strada, la propria identità e che possano inserirsi nel nostro tessuto sociale. Noi siamo qui per esporre tutto quello che siamo e quello che facciamo. Abbiamo fatto tanti corsi e qui si vedono un po' i risultati, corsi di cucito, corsi di economia domestica, corsi di ristorazione e attualmente i ragazzi di Ugozzolo stanno frequentando un corso di agricoltura biologica e quindi hanno esposto i loro prodotti che sono prodotti veramente genuini e appetibili da tutti. Ci sono i cavolfiori, ci sono i broccoli, l'insalata, i radicchi, ma all'interno della casa c'è anche giardinaggio e qui c'è un piccolissimo campione, un ciclamino bianco. Le ragazze fanno delle cose splendide, vestiti come vedete molto eleganti, sciarpe, grembiulini e vicino a me c'è una ragazza sempre di Santa Chiara che è parrucchiera e sta preparando una testina perché per chi passa vedono la nostra arte e quindi magari ci chiedono di offrire il nostro, la nostra competenza a tante altre persone. Ci sono mamme e bambini e ragazze.